Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Terzo appuntamento con la rubrica estiva del modellismo. Abbiamo visto nello scorso video come creare le mattonelle, i muri e rendere effettivamente utilizzabile la griglia tattica, ma in questo video andremo un passo oltre e vedremo anche come colorarla. Faccio già che avvisarvi che non ci saranno sconvolgenti tecniche di pittura. Io non sono un bravo pittore, ci sono altri canali. Nella lista dei consigliati trovate il canale di Franz Bibo, se volete imparare a dipingere guardate i suoi video. Per me i pezzi devono essere utili, non devono essere artistici o evocare chissà quali emozioni negli spettatori, mettiamola così. Chiarito questo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come dipingere in maniera efficace la vostra griglia quadrettata. La prima cosa da fare è ovviamente dare un colore di fondo, in questo caso bomboletta di vernice nera. Non state troppo vicino perché sennò rischiate poi di bagnare troppo, questa è comunque carta. Non state neanche troppo lontano e ovviamente mettetevi a fare questo lavoro all'aperto con i guanti, perché è comunque vernice, non è bello inalarsela. Coprite bene i bordi, non è necessario che diate la vernice anche sotto, tanto sono parti che non si vedranno mai. Una volta che il nero si è asciugato, se c'è il sole che c'era a giugno ci metterà pochi minuti, fate un'altra passata di bomboletta, questa volta con un colore grigio. In realtà il colore che date nella seconda passata dipende da qual è l'effetto che volete ottenere. Io qua sto dando un grigio neutro perché voglio che queste caselle siano il più generiche possibile. Non datelo in maniera precisa, non dovete coprire tutto, usate la bomboletta come se fosse una sorta di aerografo rudimentale, in modo che alcune parti siano più scure, alcune parti siano più chiare e rimanga un po' di texture. Una volta che i colori di base si sono asciugati è il momento di passare ai dettagli. Ora, per questo progetto io mi sono limitato solo ai dettagli dei muri, che verranno fatti in bianco in modo da farli risaltare. La prima cosa ovviamente colori acrilici, acqua, poi stendete per primi i colori coprenti, in questo caso io come base ho usato un color carne. Sono colori che hanno dei pigmenti molto spessi, quindi non richiedono troppe passate, neanche date su una superficie nera o grigio scura. Se deste direttamente il bianco dovreste dare molte mani e probabilmente otterreste comunque un colore grigiastro. Quindi prima date il colore coprente e poi, quando il colore coprente si è asciugato, date il secondo colore. Ovviamente non siete costretti a limitarvi solo sui muri. I muri sono qualcosa che dovete comunque indicare nella maniera più evidente possibile, perché deve essere immediatamente chiaro quali sono i passaggi possibili e quali sono i passaggi bloccati sulla mappa. Volendo potreste anche fare delle texture sulle caselle, dipende anche da qual è il motivo per cui realizzate tutta la griglia tattica. Io ho voluto mantenermi sulle cose più generiche e aggiungere meno dettagli possibili, prima per risparmiare tempo. Per questa griglia io ho realizzato un centinaio di caselle, anche pochi dettagli, magari passare del pennello secco sulle mattonelle, cose del genere, avrebbe aumentato i tempi di lavorazione di ore, probabilmente di giorni. Non era un tempo che io potevo permettervi. Ovviamente se state realizzando griglie più piccole o avete più tempo a disposizione, più dettagli mettete meglio è. Fate però attenzione a non dettagliare troppo, a meno che questo non sia lo scopo per cui state realizzando la griglia. Queste mattonelle grigie generiche possono essere l'interno di un dungeon, come possono essere l'interno di un'astronave, e io mastero molto spesso
sia cose fantasy, sia cose di fantascienza e anche ambientazioni contemporanee o comunque verosimili. Mettermi a fare una griglia che fosse molto dettagliata per me sarebbe stato controproducente, perché magari avrei potuto fare, non lo so, un effetto pietra sulle mattonelle e magari sagomare le stesse mattonelle come se fossero effettivamente il pavimento di pietra di un dungeon, con angoli sconnessi, punti di luce, magari dei funghi o delle macchie d'acqua in giro. Sarebbero state ottime per quando bisognava andare nel dungeon, ma la volta che queste mattonelle sarebbero dovute diventare il pavimento della stanza di un'astronave, avrebbero sortito l'effetto opposto. I giocatori sarebbero stati meno propensi all'immedesimazione, non più propensi all'immedesimazione. Quindi ho preferito mantenermi su il più vago possibile. Come detto, una volta che il colore di base si è asciugato, adesso passiamo al bianco vero e proprio. In questo caso io ho scelto il bianco perché è un colore che sulle mattonelle scure spicca parecchio e mantiene comunque un tono freddo, quindi anche esteticamente gradevole. In realtà potete fare i muri di qualsiasi colore vogliate. Ricordatevi che deve essere però un colore non solo che attiri l'attenzione, ma deve essere anche un colore che non sia presente nella tavolozza di colori che utilizzate per dipingere le mattonelle. Se per assurdo avessi fatto le mattonelle bianco ghiaccio, molto probabilmente il muro sarebbe stato una linea nera in modo che staccasse. Molti set di caselle, anche commercialmente, molti set di caselle anche distribuiti professionalmente, commercialmente, se non sbaglio questo metodo di mattonella incastro ha il nome commerciale di Interlock, ma potrei sbagliarmi, comunque se siete interessati cercatelo. Ci sono molte ditte che producono cose del genere in plastica o magari fatte con le stampanti 3D. Molte di queste caselle commerciali hanno un muro alto e magari texturizzato con mattoni o roba simile. Mi è capitato nel corso degli anni di usare quei set e posso dirvi che i muri danno fastidio. I muri alti coprono la linea di vista, diventa scomodo muovere i modelli. Molto spesso sono realizzati semplicemente per un valore estetico, che va bene, però la griglia tattica non è messa lì per essere un plastico su cui muovere le miniature, è messa lì per fare in modo che i giocatori non perdano troppo tempo a capire dove sono e quindi possano concentrarsi direttamente sulle azioni. Avere dei muri che bloccano la linea di vista, costringe la gente ad alzarsi in piedi per vedere dove sono le cose, alla fine è controproducente. Quindi il mio consiglio personale è: realizzateli così, cioè una singola striscia di cartone che sia qualche millimetro più alta per farla risaltare, colorata in modo che si capisca che non fa parte della mappa, ma fine. Una volta che avete colorato tutte le mattonelle, potete assemblarle tra di loro per fare diventare le vostre stanze. Anche in questo caso, tecnicamente possiamo dichiarare che il progetto finisce qua, ma io sono il Master K e non sono famoso per lasciare le cose a metà, quindi per questa settimana è tutto, ma la prossima settimana vedremo come realizzare qualcosa di più fantascientifico ma comunque compatibile. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video. We'll be right back.